Salve signori e ben ritrovati sul canale. Non vi siete dimenticati, vero? Quest'oggi apriamo un altro pacchetto di quelli vecchi Legacy, tra virgolette, già preannunciati nella posta retrograda. E oggi, nello specifico, è l'appuntamento di un set molto importante. Il suo nome è Invasione del Caos. Set che, quando uscì nel 2004, fece assolutamente un macello nel metagame per alla fine soltanto 3-4 carte conti fatti, ovvero Drago Imperatore, Glorioso Soldato Nero in particolare, e un po' comunque anche Mago Nero del Caos e Fusione Dimensionale, le quali sono tutte ultra o secret nel caso del Drago Imperatore, quindi sarà molto difficile tirarle fuori da questo pacchetto, anche solo una di quelle citate, però noi ci proveremo. Tra l'altro, dato che abbiamo davanti il pacchetto, è divertente notare come nell'immagine del Mago Nero del Caos e nella carta Avessero censurato il pentacolo che c'ha lì sul, sul coso, sul cappello, che tra l'altro in questa illustrazione è praticamente invisibile, comunque invece non l'hanno censurato nei pacchetti. Complimenti voi tutti, censuratori delle Yu-Gi-Oh! Io sì. procedo ad aprire il pacchetto sperando di non distruggerlo come è successo l'altra volta con Crisis Oscura. Sì, modestamente ci sono riuscito. Dunque, invasione del caos è un set letteralmente senza mezze misure, nel senso, ci sono tutte quelle carte incredibili che abbiamo detto, che sono però conti fatti giusto 4-5, mentre per il resto a livello collezionistico non è che sia proprio nulla di che, soprattutto le super sono molto scarse. Allora, noi l'altra volta abbiamo trovato uh, una brillante ed era per l'appunto, se non sbaglio, la sesta del pacchetto perché la rara era al centro, quindi io farei così, tentando per l'appunto di truccare e vediamo un po' che cosa ci aspetterà qui dentro. Intanto fine del caos, una comune simpatica che fa buco nero se avete molte cose rimosse dal gioco, ma che fondamentalmente credo di averla usata solo io nella mia vita, probabilmente, però comunque è simpatica. Tra parentesi sono carte palesemente americane, si vede già da quanto sono sbiadite, madonna, quanto mi piacciono poco rispetto a quelle europee, non potete capire. Comunque sono appunto americane anche perché Invasione del Caos da noi è arrivato molto più tardi, quindi una cosa come due o tre anni dopo, non ricordo adesso di preciso. Comunque qui c'è eh, Crollo Spaziale, potrebbe anche essere simpatica a volte, un mostro che è... ah, beh, una comune che si gioca quantomeno, la Gru Sacra si gioca in mazzacci tipo Erisioning Gate, però si gioca. Poi proseguiamo con, penso, un'altra comune, ovvero uh, 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 il Canguro Mortale. Uno dei componenti del maestro di Oz, fusione enorme, gigantesca, eccetera, ma nessuno lo sa perché nessuno la evoca tramite fusione. <ride> Brutta cosa. Poi, la cavalletta pungente. Va, questa simpatica nei mazzi insetto, peccato che in Gott combinino abbastanza poco. Poi, giallone potentissimo, eh, in pace fiammeggiante, ve lo dico già perché. Quei punteggi sugli occhi possono essere solo i suoi. E la nostra dose di giallo l'abbiamo avuta anche sto giro. Poi un 1000-3000 che è Boganian per qualche barn stalloso rompicoglioni. E poi dovrebbe essere l'ultima comune, un 1000, 1000 chiamato... No, non è comune, giusto, perché abbiamo messo la possibile brillante alla fine. Comunque, questo scartone qui. Quanto alla iperbrillante, andiamo subito a scoprirla. È un 1970, quindi dubito che sia brillante, ovvero ah. <ride> granadora. Eh sì, direi che Invasione del Caos ha confermato di essere completamente fuffa come set, a parte qualche comune, qualche rara e tolte ovviamente quelle brillanti enormi di cui abbiamo parlato, e per l'appunto trovando fondamentalmente solo fuffa, a parte la gru. Fatemi sapere se volete nei commenti cosa ne pensate di questo breve spacchettamento. E vi ricordo che col prossimo spacchettamento andremo ad aprire Pharaonic Guardian. Quella non è una ristampa, è un pacchetto originale di quella volta. E chissà che non ci troveremo dentro qualcosa di interessante, tipo le comuni, dato che è un set in cui le comuni stanno più delle ultra. E inoltre, io nel dubbio vi invito comunque a iscrivervi spontaneamente al canale, perché altrimenti vi mando a casa il supremo giallone in pace fiammeggiante che è sto Mokujin di Tekken in fiamme, che vi arriva a casa impazzito proprio a girare ovunque, a dar fuoco a tutti i vostri raccoglitori proprio incendiandoli a cazzotti, e quindi direte addio, come al solito, alle vostre waifu e robottoni. Poi già che ci siamo vi dà fuoco comunque anche a tutta la casa, come al solito. Dall'invasione del caos questo è tutto, signori. Vi do dunque appuntamento ai prossimi video del canale. Distinti saluti.